i due spettacoli di cui parleremo ora, e io non mi ricordo quale è stato primo e quale secondo, perché evidentemente è rimasto in me il senso del peccato, ma un peccato laico naturalmente, che è diverso. Allora, nel 1972, va bene, dopo diversi incontri con Enriquez e con un certo Morassuti, che era allora l'addetto alla, credo, alla cultura del comune e come tale faceva parte del Teatro di Roma. Loro ci invitavano a diventare parte del Teatro di Roma in una posizione abbastanza autonoma e indipendente. Nella buona sostanza, devo dire, in questo Enriquez è stato bravissimo, lui diceva: io voglio i soldi, voi fate quello che volete, però questo apparirà sotto il Teatro di Roma. Va bene? Tu devi sapere che il logo del Teatro di Roma l'ha fatto Carlo Montesi, il Colosseo, eccetera, va bene? E io non volevo accettare comunque, cioè non volevo accettare. Leo ha accettato, Giancarlo Nanni aveva accettato, io non volevo accettare. Cioè mi sono sentito subito come strangolato, capito? Io ero terrorizzato che qualcuno potesse mettere il becco nel mio modo di essere e di fare. E naturalmente sapevo che il denaro, per quanto guadagnato legalmente e onestamente, corrompe. Va bene? E quindi dissi di no. Mi ricordo una serata con Morassuti, una passeggiata, mi portò a mangiare una pizza da qualche parte, non mi ricordo. Poi una lunga passeggiata per Roma, nella quale mi diceva: ma no, guarda Mario, ti garantiamo. Io dissi no. Non volevo. Però la cosa non finì lì, evidentemente. Poi parlai con i miei compagni di lavoro e gli prospettai la situazione. Qual era la situazione? Che il Teatro di Roma ci faceva un contratto per 6 mesi, pagandoci giornalieramente, tot al giorno, va bene? Più ci pagava, ossia pagava a me la regia, più pagava la produzione e più gli eventuali incassi in sede o fuori sede rimanevano a noi. Insomma, voglio dire, è il massimo che si può chiedere. E io dissi a Enriquez: Franco, va bene, però tu non devi mai mettere piede nell'abaco. E lui disse: va bene, ti devo dire una cosa. Una volta si presentò la mattina alle 11, stavo lavorando, l'ho cacciato via. Aperto la porta, sta scendendo fuori. Poi però l'ho richiamato, devo dire, dopo che mi sono pentito. Infatti l'ho richiamato, lui è sceso, era così felice di vedere questo gruppo al lavoro, che noi, sa, eravamo diventati un po', comunque in Italia, malgrado tutto, eccetera, eccetera, eravamo insomma il gruppo di Mario Ricci, Orsolini, e quindi vederci al lavoro, che stavamo lì preparando appunto, e probabilmente era questo il lungo viaggio di Ulisse, che è stato uno spettacolo micci micci, micci micci. Uno spettacolo pensato poco, secondo me. Il testo l'ho scritto io. Praticamente si riferiva, naturalmente, ovviamente, al viaggio di Ulisse verso Itaca, e io avevo fatto cioè si vedeva già che io cominciavo a balbettare in qualche modo, capito? Perché questo lungo viaggio d'Ulisse, a parte che c'aveva all'interno proprio un pezzo del Joyce, cioè il pezzo del pugilato,
Perché? Perché io ho voluto mettere nell'Ulisse omerico l'Ulisse joyciano, capito? Per cui ci sono degli accenni al Joyce che avevo fatto qualche anno prima e non sempre riusciti, va bene? Ed era uno spettacolo, insomma, del quale non sono mai stato veramente contento. Solo il secondo tempo, erano due tempi, il secondo tempo durava 18 minuti ed era l'arrivo di Ulisse a Itaca, lo scontro con i Proci, va bene? Allora, avevo messo la Penelope, che era una certa Mariella la Terza, l'avevo messa su dei trampoli altissimi. E come costume aveva una lunga tunica di compensato, va bene? Dalle quali gli uscirono fuori le tette, tutte di colorate, eccetera, le braccia fuori naturalmente. E questa tunica di compensato, su questa tunica di compensato c'erano fissati rotolini di fettuccia, sai, di tutti i colori. Tuttissimi i colori, rosso, verde, azzurro, nero, bianco, tutti i colori. E questa era l'immagine che si vedeva all'apertura del sipario nel secondo tempo. Nel secondo tempo, a un certo punto, ci sono i Proci che fanno, insomma, facevano la loro bivaccavano, e allora la Penelope di tanto in tanto, tu lo sai che lei tesseva e poi la notte, eccetera, eccetera, di tanto in tanto lasciava cadere, bastava togliere uno spillo, capito? E la fettuccia vruh, si srotolava e arrivava, perché era lunga, arrivava fino ai Proci. Il che ha significato che a un certo punto, quando lei si era li ha tutti slacciati, quello era bello, quello, devo dire che quel secondo tempo, infatti tutti l'hanno detto, era molto bello, era molto forte, molto intenso. Quando tutte le fettucce si erano slacciate, quindi faceva questa cosa di tutti i colori, capito? Bellissimo, una rete di colore, eccetera, eccetera, i Proci si sono ingarbugliati dentro, perché ognuno voleva prendere, capito, un di più. Per cui si sono in qualche modo legati a se stessi dentro questa fettuccia che scendeva da Penelope. Vabbè, riferimento mi pare ovvio. Eh? A questo punto, Ulisse, cioè Claudio Previtera, dalla quinta tirava dentro un lungo serpente di telai attaccati con delle cerniere, capito, che erano servite prima in precedenza per altre cose, naturalmente, come sempre. Lui tirava fuori tutto, era lunghissimo, e piano piano chiudeva dentro questa rete i Proci, capito? Cioè questi telai legati uno all'altro con delle cerniere, quindi mobili, accerchiava i Proci che erano ormai presi nella rete delle fettucce. Li accerchiava più volte, però finiva per caderci lui stesso dentro questa cosa. Capito? All'ultimo anche lui stava dentro. A questo punto, e questo secondo me era bellissimo, a questo punto cambiava tutto, musica, luce, tutto quanto, entrava Tonino Campanelli con uno spolverino grigio, un baschetto nero, il piumino. Cominciava a spolverare l'estadio del museo. Questo era molto bello, me lo dico da solo. Perché avevo messo dentro delle cose, c'erano delle cose divertenti, per esempio lui, Claudio Vitera, entrava in scena con un mucchio di pali, di paletti, così tutti colorati, il solito, lo Shanghai cinese, ci siamo? Sì. Veniva in scena e lo faceva cadere come si fa con lo Shanghai cinese. Poi dopo venivano questi ragazzi, cominciavano a scegliere e fabbricavano una zattera. Poi questa zattera partiva. Sai, cioè,
tutto si trasformava in una piazza di Londra con una fiera dove c'erano gli dei greci come bersaglio e tiravano le palle. E avevo una registrazione di una piazza di Londra, di una cosa del genere, con i londinesi che parlavano il Cockney, capito? Quindi insomma, però c'erano delle belle idee, ma secondo me insomma, non è stato uno spettacolo azzeccato del tutto. La seconda parte è bella, la prima parte è molto discutibile. Vabbè, questo qui era il primo finanziato dal Teatro di Roma, va bene? Sì, sicuramente così. Poi però ho fatto le mie arance e ho chiuso in bellezza. Oh, l'Ulisse, per esempio, è stato il primo spettacolo che non si è mosso dall'Italia. Fortunatamente, dico io adesso, capito? Però comunque il secondo tempo, questo brevissimo atto di 16 minuti, credo, era molto intenso, molto forte, molto era azzeccato, insomma. Il resto meno. Dimmi una cosa, tu hai detto prima iniziavo a balbettare, se mi dai 2 minuti Sì. lo articoli questo No, a concetto. balbettare forse è troppo. Perché io non è che balbettassi in realtà è che secondo me io avevo questo progetto in testa che sapevo non avrei mai realizzato. Allora in qualche modo non riuscivo più, cioè non avevo l'invenzione facile come prima, ecco. In un certo senso io inconsciamente, quindi senza né pensarlo né dirmelo, cominciavo a intravedere una fine più che drammatica della situazione politica in Italia e ne soffrivo. E mi sembrava che il mio teatro, che era tutto giocato sulla fantasia, sullo scherzo, sull'ironia, eccetera, eccetera, forse non fosse proprio quello che ci voleva in quel momento. E questo lo capisco dopo qualche anno e lo denuncio. Lo dico apertamente. Cambio modo di far teatro e dico lo faccio in quanto sono sopraffatto dagli avvenimenti della politica. Tanto è vero che la prima tesi scritta su di me da questa ragazza nel 92, più o meno, va bene? Parla di teatro sperimentale e politico. Il titolo. Il teatro sperimentale e la politica di Mario Ricci. Io sono sempre stato molto influenzabile dalla politica. Adesso soffro come una bestia l'idea di tornare in Italia perché per rivedere quelle facce di merda che si vedono quotidianamente in televisione, capito?